Rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Sono due parole per l'invitazione della lettura di oggi. Ieri Don Luca ci aveva spiegato il senso dell'onore dell'ottava, di 8 giorni dopo Natale, di 8 giorni dopo la Pasqua. È il giorno unico, si chiama l'ottava di Pasqua per il Natale, perché si compone e diventa una giornata unica, una giornata grande. Questa giornata diventa una giornata di gioia perché 8 giorni di festa, avete presente quando qualcuno è ubriaco, quindi si rallegra fino a quando finiranno le feste dell'alcol. Per noi è così, ma come se ubriaco è grande gioia perché è nato il Signore, diventa una gioia infinita che si fa per 8 giorni in cui stiamo festeggiando, e questo sono il senso e il valore dell'ottava. E oggi è il tempo di questo invito e di rallegrarsi, di non essere contenti, perché? Perché il Signore è vicino. Che momento di vero è questa settimana di Avvento, è la settimana della gioia, quindi questa gioia che ci porterà fino all'incontro con il Signore. Però la meditazione di oggi è che cosa è che mi toglie la gioia dentro di me, c'è un esame di coscienza, perché non sono contento, cosa è che mi impedisce a rallegrare. Quindi mi invito della lettura di oggi di rallegrarsi, sei contento perché il Signore è vicino. Ci sono alcuni ostacoli della nostra vita, della mia vita, che non mi lascia essere contento. Non solo a livello spirituale, ma anche a livello umano, cos'è che mi manca, cosa devo fare per recuperare, per riprendere questa gioia che mi manca. Quindi questo, in questi giorni in cui siamo nella novena, nella scrittura di Terenze, dobbiamo proprio cercare di accogliere questo invito, di rallegrarsi, perché il Signore sia vicino. E chiede di togliere tutti gli ostacoli che ti impedisce di questa gioia. E concludiamo la nostra vita davvero in questi giorni. Il Signore ci invita a prepararsi, questa preparazione a livello spirituale, non soltanto materiale, per accogliere quel che gli viene. Quindi questa ottava di Pasqua e di Natale, questa sera per noi, soprattutto nel corso di Natale, un momento di gioia, un momento di pace, un momento di tranquillità, in cui possiamo festeggiare con i miei amici, perché tutti insieme abbiamo raccolto il Signore che è venuto in mezzo a noi, sia lodato Gesù Cristo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. La tua misericordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Oh, Signore, di la casa di Israele.
Padre nostro, che sei